Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di un film, anzi a dir la verità di due, però che sono lo stesso diviso in due parti, che parlano di Che Guevara. Se siete molto curiosi, insomma appassionati di storia e tutto il resto, questo potrebbe essere un bel film. Questi due sono abbastanza lunghetti, però sono fatti molto bene, sono biografici, in un certo senso anche documentaristici, fanno vedere un sacco di cose che vi apriranno un po' gli occhi, soprattutto se siete i classici che pensano che questa persona è comunista perché non ci avete capito un cazzo se è così. E io vi posso dire, ho anche letto il diario, ho anche mi sono informato un po' su di lui e tutto il resto. Molto carino, molto approfondito e fatto bene. Per di più la scelta dell'attore è perfetta, ragazzi, è proprio perfetta. Anche per quello che ha fatto Fidel Castro. Cioè, ragazzi, hanno trovato degli attori che sono uguali, identici. Comunque, questo Che Guerriglia è la seconda parte, a dir la verità. Il primo è Che l'Argentino, potete trovarli tutte e due su Amazon Prime. Comunque, parliamo della trama. I primi due, cioè, allora, parliamo della trama. I due film si dividono nella parte pre-Cuba e post-Cuba. Quindi, il primo, c'è l'argentino, parla di come organizzano tutta la cosa, di come il Che si avvicina a Castro, di come la pensano uguale su determinate cose, come appunto liberano Cuba dagli oppressori americani e si ferma alla fine con la liberazione proprio di Cuba. Mentre il secondo parte con lui che appunto parte per la Bolivia. E per chi sa la storia è il posto dove morirà poi. Perché lui non ha accettato poi il posto da consigliere, mi pare, che gli diede Castro nella nuova Repubblica Comunista di Cuba, perché primo non era d'accordo e secondo perché lui appunto voleva portare la rivoluzione in tutto il mondo. Non la rivoluzione comunista naturalmente, ma la rivoluzione per quanto riguarda i diritti umani soprattutto. Infatti lui, tutti quanti dicono, ah no, perché era un medico però ammazzava la gente. Ok, il giuramento di Ippocrate dice che non puoi uccidere perché devi salvare tutti, quello che vuoi. Però lui lo faceva per far avere ospedali a popoli oppressi, per far avere scuole a popoli oppressi, non di certo per una bandiera rossa come poi è stato utilizzato, perché lui è stato utilizzato come simbolo anche cubano e comunista, perché appunto è stato un rivoluzionario che ha dato una grandissima mano a Cuba, però non c'entra. Devo dire che è un ottimo film documentario, ti apre gli occhi su molte cose e appunto fa vedere come la pensava lui in base a quello che c'era scritto sul suo diario dall'inizio alla fine della sua morte. E tranquilli, non ci sarà nulla di comunista, appunto, perché lui farà sempre vedere il Che, com'è la situazione col Che. Questo non parla di Castro. Castro è tutto quello che succede, tutti i personaggi che hanno a che fare con lui sono secondari a lui in base a come l'ha incontrati nella vita vera, ma questo film parla solo del Che. E per me assolutamente un 8 per entrambi. Poi personaggi, vabbè, ragazzi, sì, sono tutti esattamente come dovrebbero essere, quindi 10 posso dire. E obiettivo secondo me era portare comunque un documentario abbastanza nuovo che parlasse di Che Guevara per com'era veramente. E poi potete scrivermi quello che vi pare, ne possiamo parlare nei commenti, perché comunque io so che è un personaggio che molti giudicano politicamente esposto per colpa di appunto persone che l'hanno messo come simbolo di cose che nemmeno lui voleva essere, perché lui non voleva essere uno che era famoso, in mezzo alle palle, non voleva niente, lui voleva semplicemente aiutare
e basta. Tant'è che infatti abbiamo pochissime foto di Che Guevara e sono quasi tutte a tradimento, perché lui non se le faceva fare. È probabilmente la foto che avete visto su praticamente molte magliette è probabilmente una di quelle tre foto che gli hanno fatto, perché è sempre la stessa. E niente, quindi come voto finale potrei dare un 8, ci può stare, e perché come obiettivo comunque ci sta, ha preso in pieno quello che voleva mostrare, un documentario carino da vedere, ci può stare. 8 finale, ve lo consiglio se volete sapere un po' di più sulla vita di Che Guevara, e magari prima di giudicare, dire cose, vedete, informatevi, perché ci sono personaggi che, cioè, non tutti sono uguali, ok? Non è che uno basta che c'ha una stella rossa è comunista, pezzo de merda e tutto il resto, non è che uno se c'ha, non lo so, un fascio, una svastica, è per forza un pezzo di merda. Ci sono stati personaggi nella storia che si sono trovati in determinati luoghi, in determinati concetti, che magari nemmeno condividevano, però ci sono stati buttati in mezzo. E niente, tutto qua. Ci vediamo al prossimo video con il doppiaggio di Che Guerriglia o l'argentino. Vediamo quello che trovo.